Ragazzi, benvenuti in questa nuovissima scheda personaggio. Oggi trattiamo di Melascula, nuova, l'ultima delle tre che ci mancavano alla fine, perché è quella di attributo verde, che va a finire, diciamo, il trittico di attributi. Prima di iniziare vi ricordo comunque di iscrivervi se non siete iscritti, lasciare un bel mi piace e comunque a fine scheda farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ora, Melascula, personaggio verde, quindi attributo HP, razza demone, rilasciata il 22 febbraio in un banner da 600 classico, senza nessuna peculiarità. Passiamo alle abilità subito, così. Allora, come passiva abbiamo un'abilità anche interessante, che dice: all'inizio della battaglia aumenta le stat base di tutti gli alleati del 20% del proprio lifesteal, quindi del furto di vita. Tutti gli alleati sono immuni dall'incendio, quindi da tutti gli effetti derivati dall'incendio. Il massimo è al 20% del lifesteal, quindi mi raccomando, voi avrete in soldoni un aumento del 20% del lifesteal fino a un massimo del 20%, se no sarebbe troppo forte, più l'effetto degli incendi appunto. Può tornare utile, ma lo vedremo dopo in diversi team, comunque appunto non male, per niente male. Soprattutto la negazione dell'effetto incendio può essere importante in alcuni boss, magari in alcuni contro alcuni PG soprattutto, e in PvE anche. Poi, come prima abilità abbiamo infligge danno 120, 250 e 450 su un nemico e toglie 1, 2 e 3 gauge. Semplicemente, nulla di complicato, molto support. Come altra abilità abbiamo crea una barriera intorno a tutti gli alleati uguale al 150, 225, 375 livello 3 per due turni. Non è forte come quella di Eligod, però è una barriera comunque. La ulti è sempre la stessa, quindi danno del 560% single target con lifesteal del 100% del danno. Ci può stare. 1-6 non è una gran ulti, però ok. Come statistiche, chiaramente livello 1, abbiamo in realtà niente di impressionante, se non il lifesteal che è al 50% già di suo. Difesa critico all'80%, non male. Quindi già improntata sul lifesteal. Per questo PG, sinceramente, io vi consiglio di fare un'equipa apposito se lo volete sfruttare al massimo, visto che la passiva non ha restrizione di sorta. Fate un'equipe vita furto vita, perché comunque voi andrete al massimo ad ottenere un 20% di stat maggiorate, quindi non è che dovete avere 300% di lifesteal, non serve. Secondo me non vale la pena fare un'equipe full lifesteal, basta mettere i pezzi al posto della difesa e secondo me una quadra lì si trova. Oppure andate con un vita difesa classico, però ripeto, io consiglio vita lifesteal. Poi, come vedete dalla tabella in basso a sinistra, in realtà questo PG non è niente di che. Non è veramente niente di che, nel senso che tutte le sue statistiche sono mediocri e come media tra tutti i PG diciamo che non se la cava molto bene. È sotto la media come PG. Come vedete HP è in 167esimo posto, CC 123, non è proprio il top, anzi.
Allora, voti. Io ho dato un S per il PvP perché effettivamente nel team di AM può tornare utile. Soprattutto se avete molta difesa su AM e non ve lo shottano subito. Quando poi andate a fare la ribalta, la rimonta, attaccando con AM, se avete anche il buff alle stat, è veramente ottimo. PvE gli ho dato A perché sì, può essere effettivamente utile in alcuni frangenti, ma non va a fare così tanta differenza. Ho visto gente che la usa molto nel cervo ad oggi, ma secondo me non funziona. È meglio restare con un classico team con Arthur verde. Come sub gli ho dato A più perché comunque sì, può essere messa in sub, può tornare utile magari per gli incendi o per l'estate, è da provare. È da provare, ma vedremo. Per il farming gli ho dato effettivamente C perché non ha senso. Single target con riduzione gauge più barriera, non mi sembra il caso. Valutazione totale un 8 perché non mi sentivo di darle di meno, ma nemmeno di più. È un 8 traballante, nel senso che se si trova in un team dove si riesce a sfruttare per bene, allora acquista valore questo personaggio, altrimenti non è nulla che ci tornerà utile in futuro. Spero di no, spero che torni utile, ma ad oggi mi sento di dire che non ha un vero e proprio utilizzo e non è insostituibile. Tutto qui, tutto qui. Come team, ripeto, team di AM classico. Bisogna provarlo anche in altri team. È un po' un counter per Kio, più che altro. Sinceramente sì, il team migliore che mi sento di proporre adesso è quello di AM. Tutto qui. Quindi ragazzi, io vi invito, come ho già detto, iscrivervi, lasciare un mi piace, ma soprattutto farmi sapere cosa ne pensate. La usate? L'avete pullata? Come vi sembra? Dai, ditemi la vostra. Ciao cari.